Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. In questo spazio dedicato alla musica ho il piacere di presentarvi Luca Buosi, compositore e pianista. Buonasera Luca e benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Per iniziare Luca, iniziamo parlando un po' di te. Chi è Luca Buosi? Allora, Luca Buosi è un pianista, compositore che ha iniziato a suonare all'età di 11 anni e ho fatto un percorso musicale appunto suonando con delle band locali, poi pian pianino mi sono avvicinato al piano bar e nel 2015 ho vinto i campionati regionali di piano bar insieme a una ragazza che mi accompagnava cantando. Attualmente sono il pianista dell'Udinese, della squadra di calcio, e pian piano questo percorso è maturato e oltre appunto ad essere pianista sono diventato anche un compositore e mi sono specializzato appunto in quello che è la musica audio-video e ho fatto appunto diversi lavori come compositore, ho musicato diversi cortometraggi, film e tutto quello che insomma può essere abbinato alla musica fatta da video, dai loghi appunto a quant'altro. Io sono davvero orgoglioso, tra l'altro, di aver composto la musica di un cortometraggio che mi ha portato a conoscere in giro per il mondo e inizio. Allora, io direi che il modo migliore però per conoscerti sia quello di ascoltare una tua canzone, quindi propongo di mandare in onda la tua prima canzone tratta dal cortometraggio 13 scatti, prego. Beh, complimenti Luca, però sarebbe il caso che dedicassimo anche qualche parola a questo cortometraggio 13 scatti, perché io so che ha vinto ben 13 premi a livello mondiale. Raccontaci, per favore. Sì, beh, 13 scatti è stata la mia più grande soddisfazione da compositore, appunto perché mi ha portato a far conoscere in giro per il mondo. Abbiamo vinto davvero tanti premi, più o meno ovunque, nel senso che Eh comunque abbiamo sì. vinto il premio più importante che è a Hollywood, ma poi abbiamo vinto anche
in Italia, a Roma, abbiamo vinto in Puglia, poi abbiamo vinto in Turchia, insomma, in Inghilterra. È stata una bella soddisfazione. Questo cortometraggio è il frutto di, innanzitutto, di un'amicizia con il regista Leonardo Barone, che è un regista toscano, zona Piombino, con il quale per un anno abbiamo parlato un attimino di questo progetto e l'abbiamo proprio studiato a tavolino come doveva essere fatto e che emozioni dare. Dopodiché, al video finito, lui mi ha passato appunto il video e io ho iniziato a lavorare, e più o meno in una settimana ho composto l'intera musica, la colonna sonora, che è quella che avete appena sentito, che tra l'altro è una canzone che trovate anche sui miei canali YouTube, eccetera, eccetera. Ed è una bella soddisfazione, proprio perché anche grazie a tutte queste vittorie mi ha permesso di farmi conoscere. Sono stato intervistato poi anche da Radio 105 e altre radio, insomma è stata una bella soddisfazione. Beh, bellissima la musica, Luca, e devo dirti che siamo veramente orgogliosi di te. Parliamo adesso invece del tuo primo EP dal titolo Paradise, che fra l'altro è presente su tutte le piattaforme digitali, è così? Sì, allora, questo è proprio il mio primo disco da solista e devo ringraziare Alberto Rappetti, che è il discografico, che ha curato appunto la distribuzione del disco. Questo disco è, diciamo, fa parte un po' del mio percorso musicale, nel senso che ci sono dentro appunto 5 brani, tra cui 2 sono le canzoni che sono all'interno appunto del cortometraggio che ha vinto i vari premi in giro per il mondo, e le altre 3 canzoni, c'è cioè una appunto che si intitola Paradise, che è un misto tra appunto il suono del pianoforte e i suoni elettronici, e poi appunto ci sono altre 2 canzoni, una che si intitola Follia, che è una canzone dedicata a un mio amico che è scomparso purtroppo per un incidente in moto, e gliel'ho dedicata, ed è una canzone suonata interamente al pianoforte, e un'altra che è una canzone che si intitola Ballerina, e l'ho composta appunto per una ragazza che pattinava sul ghiaccio. Beh, ascoltiamo Paradise, che dici? Volentieri, volentieri, grazie. Thank you.
Beh, Luca, ti devo dire, una musica meravigliosa in sottofondo, lo spettacolo della natura vista così come l'abbiamo visto in queste immagini, io non so cosa mi potesse capitare di più bello oggi, io ti ringrazio veramente tanto. Quindi, continuando con la nostra intervista, Luca, il tuo ultimo lavoro, di che cosa si tratta? Allora, il mio ultimo lavoro è un film sempre con il regista Leonardo Barone. È un lungometraggio che è un thriller e sono davvero orgoglioso di aver fatto parte di questo progetto perché comunque è un progetto bello importante e ci sono registi molto, e ci sono, scusa, attori molto importanti, tra cui troviamo Paolo Massaria, poi troviamo Gerry Potenza che ha lavorato comunque con Pieraccioni e poi insomma c'è la Laura che è la protagonista, poi c'è Marco, insomma ci sono davvero tanti bravi attori che hanno reso questo film, secondo me, veramente, veramente bello dal mio punto di vista. E io qui mi sono proprio occupato dell'intera colonna sonora ed è scritto tra l'altro questo film da una persona che ha lavorato anche a Hollywood, dunque comunque siamo contenti, insomma, perché abbiamo esteso un attimino il lavoro che avevamo fatto su 13 scatti, diciamo, l'abbiamo un attimino portato un po' più in grande questo lavoro qui, ovviamente chiamando anche persone non solo dall'Italia ma anche da fuori, dunque siamo particolarmente orgogliosi. Una soddisfazione dietro l'altra, praticamente, Luca. E per quanto riguarda la collaborazione con Mani Friulane? Mani Friulane è un brand di moda che si trova a Udine ed è praticamente un brand che appunto mi dà i vestiti quando mi esibisco dal vivo e quando facciamo gli eventi assieme. Questo è una bella collaborazione perché comunque abbiamo fatto delle cose molto importanti. Mi ha dato l'opportunità di suonare appunto al Palazzo della Regione e con tutte le eccellenze proprio a livello friulano, perché io sono friulano. Tra i vari imprenditori c'era poi il colonnello delle Frecce Tricolori e dunque è stata davvero una bella soddisfazione. E tra l'altro questo brand, la sua caratteristica sono questi gilet che sto proprio portando adesso, che disegnano praticamente la pianta dell'uva, della vite, e finiscono con dei calici che brindano, che praticamente è il percorso della vita, no? Il progetto vita, dove praticamente uno nasce, ma poi alla fine, nonostante tutte le difficoltà che si può incontrare, alla fine l'importante è brindare con il calice e sorridere e stare bene. Dunque questo è quello che rappresenta Mani Friulane, che comunque ho avuto anche la fortuna di incontrare. Saluto Gianni, che appunto è il titolare, e che tra l'altro poi siamo diventati amici, e dunque stiamo andando avanti pari passo, proprio perché lui tra l'altro ha aperto anche delle filiali anche all'estero e dunque sta portando anche il mio nome appunto fuori dall'Italia, dunque sono davvero contento. Luca, è stato veramente bello averti qua e avere l'opportunità di ascoltare, di sognare attraverso la tua musica. Grazie. Grazie a te. Ciao, buona serata a tutti. E grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.